Quando io parlo in chiesa sono il vescovo, quindi è giusto che chieda di essere ascoltato. Ma adesso a che titolo mi rivolgo a te che sei studente o docente o personale dell'università? Ecco, io mi rivolgo a te come sono talvolta i mendicanti che girano da queste parti. Qualcuno di loro, quando gli dai una moneta, magari dice che Dio ti benedica. Ecco, mi rivolgo a te con la benedizione del mendicante. Se tu mi dai un po' di tempo, vorrei farti giungere la mia benedizione, che Dio ti benedica. La benedizione del mendicante ti raggiunge adesso in un momento in cui sei chiuso in una clausura forzata, in un momento magari di esasperazione per le dinamiche di casa. Ecco, che Dio ti benedica, forse vuol dire che bisogna imparare anche a non essere solo studenti o docenti o personale amministrativo. Bisogna imparare ad essere uomini e donne che sanno vivere in casa, che sanno dare un tono amabile alla casa con le parole che la rendono amabile, dicendo per favore, dicendo grazie, dicendo scusa. Ecco, non solo uomini e donne che studiano, che lavorano, ma anche persone che in casa si aiutano a rendere desiderabile lo stare insieme. Che Dio ti benedica. Che Dio ti benedica. La benedizione del mendicante ti raggiunge mentre stai studiando, immerso nell'incalzare delle scadenze, nello smarrimento di fronte a quello che può succedere, nell'approfondimento di nozioni, di teoremi, di competenze. Però forse in questo momento viene anche da domandarsi: c'è forse un bisogno di una sapienza più alta? C'è forse un desiderio di una comprensione più ampia di quello che sta succedendo? Cioè abbiamo bisogno di una scienza che non risponda solo alla domanda: ma come funziona? Ma quanto costa? Ma come si misura? Forse abbiamo bisogno di un modo di studiare che affronti anche le domande di senso, che possa cercare di rispondere anche alle questioni: ma che senso ha tutto questo? Ma perché? E non sia una scienza soltanto a disposizione degli azionisti, i quali pagano la ricerca per avere dei risultati e dei profitti, ma una scienza che aiuti anche la vita della gente, che aiuti a capire il senso delle cose che facciamo. Ecco, la benedizione del mendicante, una scienza che possa servire a me, che sono mendicante di significato, qui sulla strada che percorrevi tutti i giorni per andare in università. Che Dio ti benedica. La benedizione del mendicante ti raggiunge in un momento in cui è facile un po' lo scoraggiamento, la tristezza di una solitudine imposta, il senso di una inadeguatezza. E la benedizione del mendicante forse vuole essere un invito anche a un pensiero più umile, a un modo di considerare se stessi e le nostre possibilità con un maggior senso delle proporzioni. Ecco, quello che succede è che ogni grande crisi ci trova impreparati, che tutta la scienza, tutta la capacità di previsione, tutta la programmazione a un certo punto si rivela una specie di velleità. E allora forse abbiamo bisogno di un modo di pensare che sia più modesto, più disponibile, un modo di pensare un po' come pensano i mendicanti. Ecco, se mi hai dato l'elemosina di un po' di tempo, io dico che Dio ti benedica. Io non posso fare niente per te, tu non ti aspetti niente da me, però
ecco, ti mando questa parola, che Dio ti benedica, chissà.